Giovanni III e la confessione drammatica che sconvolge il pubblico. Ecco cosa ha detto, i dettagli della vicenda. Uno degli uomini che ha più volte dimostrato di essere un galantuomo soprattutto nei confronti della sua donna molto conosciuta agli occhi del pubblico, è proprio lui il famoso Giovanni III. Il suo nome non è nuovo perché abbiamo imparato a conoscerlo in occasione della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci, grazie alla sua metà Simona Ventura. Ultimamente, l'uomo ha fatto una confessione che ha spiazzato un po' tutti, in questo articolo scopriremo i dettagli. Classe 1964, Giovanni III è un uomo molto preparato, tanto che ha conseguito la laurea in architettura in progettazione urbanistica presso il Politecnico, ed è iscritto all'Ordine degli Architetti di Milano. Oltre questo amato mestiere, Giovanni si occupa anche di scrivere libri ed è un bravissimo giornalista. Punto proprio per la scrittura, Giovanni si è fatto conoscere per alcuni romanzi che hanno avuto particolare successo fra cui Eroi quotidiani, Storie eccezionali di gente comune, Shukran ti salverò, Vorrei assomigliare a mio padre. Come giornalista, invece, ha lavorato per molte redazioni di successo come Panorama, Libero ma in carriera ha anche curato una rubrica per Radio 105, dal 2010 Il Litro 2014, mentre nel 2015 ha condotto Insomnia, in onda sulla 3 TV. Circa la vita privata, dopo aver avuto due matrimoni alle spalle Giovanni è rimasto folgorato dalla bellissima Simona Ventura con il quale ha ritrovato l'amore, la passione e la felicità. I due, dopo varie rinunce, hanno deciso di convolare finalmente a nozze ma la data la conoscono solo loro e la comunicheranno, come annunciato in una intervista al settimanale Oggi, solo a ridosso. Punto Giovanni III e la confessione che spiazza, ecco cosa ha detto. Molto spesso ci siamo trovati a parlare di Giovanni III e della malattia invalidante che lo ha messo parecchie volte spalle al muro, preoccupando il pubblico e la conduttrice Simona Ventura. Giovanni, però, intervistato a Nuovo TV, ha fatto una confessione che ha lasciato un po' tutti senza parole. L'uomo ha ammesso, sarò sempre il marito di. E sono orgoglioso e felice di essere il principe consorte di Simona. Punto circa la sua malattia, invece, ne ha parlato specificando che l'infiammazione si è rallentata e che peggiora comunque ma è molto molto lenta. Come se non bastasse il giornalista, scrittore, ha anche il diabete, causato dal cortisone. Però, con una cura costante, è riuscito ad abbassare la glicemia e anche a ridurre in maniera drastica i livelli di insulina.